Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Focusrite Scarlett 18i20 e oggi vi spiego tutto su questa scheda audio che tanto mi avete chiesto. Questa scheda audio qua l'avete già vista in un altro video dove ho fatto l'unboxing, quello velocissimo di un minutino, ma sotto nei commenti vi ho detto: se vi interessa il video su questa dove vi spiego un po' di cose, scrivetemelo qui sotto nei commenti, e me ne avete scritti tantissimi. Allora, per prima cosa, io questa scheda audio qua l'ho comprata un mesetto fa più o meno. E perché l'ho comprata? Perché praticamente volevo una scheda audio bella per fare un bel suono di batteria, soprattutto per fare i video, ma senza spendere un patrimonio. Quindi questa qua più o meno viene sui 400-450, mi sembra su Amazon costi 450, comunque poi qui sotto in descrizione vi metto il link, e devo dire che la qualità è veramente veramente ottima. Poi in più, vabbè, basta con la scatola in mano, beh, ce l'ho qua. Quindi questa è la scheda audio, bellissima. Per prima cosa è rossa, raga, non sapete la gioia. Peccato il sotto che vabbè. Quindi oggi più che farvela sentire, perché raga, sta scheda audio ormai è un mese che la sentite in tutti e due i video della settimana, quindi soprattutto ad esempio quello sui microfoni Sontronics, quello lì si sente veramente bene. La scheda audio, ok, i microfoni erano belli, ma vi assicuro che la scheda audio ci fa veramente tanto. Voglio spiegarvi cosa davanti, cosa dietro, il perché l'ho scelta, e tra l'altro voglio anche darvi un po' due dritte che mi avete chiesto, per quello voglio darvele, su come collegare i cavi, su come gestire un mini studietto come quello che ho io. Ah no, ecco, la cosa importante è andate sul sito Gastube, perché vi scrivo un po' di cose in più, perché poi parlando alcune cose magari me le dimentico. Invece sul sito Gastube vi metto tutte le specifiche tecniche, tutte le cose che ci sono da sapere su questa scheda audio qua. Quindi cominciamo vedendo che cosa ha questa scheda audio, nel senso vi faccio vedere cosa ha davanti, che cosa ha dietro, vi spiego un pochettino di cose. Allora, partendo di qua, questi qui sono i primi due connettori delle 8 entrate che ha la Scarlett, e sono tutte e due connettori Neutrik combo, quindi possono andare sia XLR, cioè Canon, sia jack. Poi di qua abbiamo invece due switch che sono due Phantom, la prima per gli ingressi dall'1 al 4, poi 3 e 4 saranno dietro, e la seconda per le entrate da 5 a 8. Poi abbiamo 8 di queste manopoline qua, che sono quelle per il controllo del guadagno su ogni ingresso, e tra l'altro per la prima e la seconda entrata, cioè queste due, abbiamo anche la possibilità di schiacciare questo switch che è un pad di attenuazione, oppure questo qua che ci serve nel caso in cui volessimo adattare l'impedenza per collegare altri strumenti. Poi qui abbiamo il display importantissimo, che tra l'altro non tutte le schede audio hanno, ma secondo me è veramente importante, e ci dice il livello di entrata di tutti i canali. Poi invece da questa parte andiamo in tutta la parte monitoraggio. Qui abbiamo una rotellina con il volume, uno switch dim, cioè un pad di attenuazione di 18 dB. Ah, si vede la luce, cacchio, ecco cos'era sta roba. Invece qui abbiamo due ingressi cuffie con i rispettivi volumi, questo on off della scheda audio. Andando dietro invece, che cosa abbiamo? Partiamo di qua, va, tutti gli altri 6 ingressi. Qui abbiamo le 10 uscite possibili, qui invece abbiamo due porte che ci servono per avere la possibilità di ampliare le nostre entrate. Cosa vuol dire? Vuol dire che grazie a un cavo ottico possiamo ampliare i nostri canali di entrata fino a 8, cioè sommando questi, quindi in tutto avremo 16 canali, ma l'importante è che questi 8 canali in più siano a frequenze 44 o 48 kHz. Poi questo è un connettore per la sincronizzazione che di solito non uso, quindi lasciamo un attimo qui. Questo è indispensabile perché è quello che tramite il cavo rosso, questo cavo qui che non mi metterà mai a fuoco, sì, invece me l'ha messo, noi lo attacchiamo qui, mo vi faccio vedere, e poi andiamo ad attaccare questo cavo al computer, quindi questo è indispensabile. MIDI in, MIDI out, poi ingresso e uscita SPDIF che non uso mai, e poi infine ovviamente l'alimentazione indispensabile. Dato che non mi piace lasciare la mia scheda audio così appoggiata lì a caso, io la vado adesso a mettere dentro questo flat case che vi faccio vedere, perché forse, come vedete, ho due unità, una sotto e una sopra, e nell'unità sopra dove c'è lo spazio vado a mettere la Scarlett, mentre in quello sotto ho semplicemente un carrellino dove di solito ci appoggio il computer. Quindi andiamo a montare la Scarlett dentro il flat case, poi li attacchiamo anche tutti i cavi. Ah, ecco, una cosa importante, vorrei darvi una dritta sui cavi. Io da un pochettino di tempo ho incominciato a farmi delle fruste di cavi ed è è bellissimo. Chi mi segue su Instagram l'avrà già vista, perché ho rotto un po' le scatole a tutti con queste fruste. Adesso vi faccio vedere, perché praticamente sono delle fruste fatte a mano. Adesso
Ecco qua la mia frusta cavi fai da te. In pratica, perché mi sono fatto questa frusta? Perché comunque le fruste cavi costano veramente tanto. Invece qua abbiamo da comprare i cavi e poi abbiamo da comprare questa spirale, che è una spirale in plastica trasparente, oppure ci sono di vari colori, soprattutto di varie grandezze in base al diametro di cui avete bisogno, perché ovviamente andare a mettere insieme 3 cavi, 4 oppure 10 cavi è diverso. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione. Ci vuole un pochettino di tempo, perché comunque per fare una spirale tipo questa, che sarà più o meno 2 metri, ci avrò messo 40 minuti, perché devi metterti lì e farle. Però devo ammettere che poi comunque, a parte che sono belle da vedere, a me piacciono un sacco, costano molto molto meno, perché farsi una frusta così costa veramente poco, e più che altro le possiamo modellare, possiamo farci quello che vogliamo. Io da un anno, ed è una cosa che faccio live o in studio anche qui, dato che ho vari microfoni, ho più o meno 8 microfoni, di solito ho cassa, rullante, Charleston, tom, timpano, timpano, over sinistro e over destro, che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di farmi 2 fruste cavi, ognuna con 4 cavi. Con i primi 4 cavi vado a mettere le parti a sinistra della mia batteria, cioè rullante, tom 1, over e Charleston. Con l'altra frusta, che faccio passare sotto la cassa e vado dall'altra parte, vado a collegare tutte le parti alla destra, quindi over destro, timpano, secondo timpano e cassa. In questo modo ho 2 fruste che mi girano per la stanza e ho finito. L'altro consiglio che vi do quando vi fate una frusta è di numerarvi sempre i cavi. Perché? Perché ad esempio in questo caso io ho 4 cavi perfettamente uguali, quindi avendoli numerati io so il cavo in estremità della frusta a quale corrisponde dall'altra estremità. Questa sembra una cosa molto banale, ma non lo è per niente. Per fare una cosa molto fine vi consiglio di utilizzare un'etichettatrice. La cerco. Ad esempio questa qua, e vi metterò in descrizione come sempre. Questa qua è un'etichettatrice Dymo, e cosa serve? Serve proprio per fare le etichette, e in pratica andate a mettere l'etichetta intorno al cavo con il numero, oppure se non volete scrivere il numero potete scrivere anche tipo cassa, rullante, Charleston, in modo tale da sapere bene il cavo a cosa corrisponde, e vi assicuro che questa cosa vi facilita la vita. Purtroppo la mia etichettatrice si è rotta, non so bene il perché. Se qualcuno è bravo con le Dymo me lo scriva qui sotto nei commenti, così gli chiedo un po' di cose. E però pur di numerarmi i cavi ho deciso di scrivermeli a mano. Già io scrivo male, però lo volevo fare lo stesso, quindi me li sono numerati lo stesso. Fatelo anche voi perché vi aiuta tantissimo. Dopo aver montato la batteria, che dovete mettere i cavi, se non li avete numerati è un macello, ve lo assicuro. Io sono stato ore a capire quale cavo corrispondeva all'altro. Lasciate perdere, numerate tutto. Adesso ho attaccato niente, perché ho detto che vi attaccavi scheda audio montata, come potete vedere. Adesso se vogliamo si accende anche. Quindi la cosa da fare adesso sarà solamente collegarla al computer, fargliela riconoscere. Come facciamo a fargliela riconoscere? Tramite il driver. Il driver è un software che bisogna installare sul computer, se poi lui la riconoscerà direttamente. Andremo poi su un software, ognuno usa quello che vuole, io di solito uso Logic, e poi basta. Ah beh, ovviamente adesso la cosa da fare, abbiamo collegato i nostri cavi alle schede audio, ma poi le nostre fruste dobbiamo farle andare ai microfoni, quindi dovremo ancora collegare i microfoni e poi siamo a posto. Il video di oggi direi che può finire qui. Se avete qualche dubbio scrivetemi qui sotto nei commenti, poi magari se vi può interessare vi faccio vedere anche un attimino quello che faccio io quando vado a registrare, proprio come software, nel senso come fare a dare il guadagno con questi pomellini qua, come fare la parte dopo, nel senso come fare la registrazione. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare. Io vi invito ancora a iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto questo video mettete qui sotto un mi piace, andate sul sito GasTube ragazzi, mi raccomando, perché ci sono un sacco di cose in più che vi ho scritto sulla Scarlett, e ci sono anche un po' di fotografie, cose varie. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!